L'idea parte dal finanziamento di 4 scuole su 5, sono 4 istituti tecnici che sono stati danneggiati dal sisma e comunque riqualificati. Da qui è partita l'idea, quale quella di mettere insieme 5 istituti tecnici e creare un grande, unico polo tecnico sulla città di Teramo, che sorgerà tra Via Po e Via San Marino, che riunirà questi 5 istituti tecnici e sarà soprattutto un polo tecnico e tecnologico all'avanguardia, unico in Italia, ma soprattutto aperto alla città. Cioè conterrà parchi, giardini, teatri, zone dove poter fare attività sportiva sia per gli studenti ma soprattutto per tutti i cittadini che anche nelle ore pomeridiane potranno soffrire di questo spazio che conterrà tanto verde ma soprattutto aperto alla città, nella logica dell'abbattimento dei muri tra la scuola e la città stessa. C'è un cronoprogramma di questo? Sì, stamattina informalmente ci hanno dato l'ok alla riunificazione di questi 4 finanziamenti in un unico finanziamento. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è stato già approvato 2 mesi fa. Appena ci arriverà la nota, quindi quello sarà il tempo zero, appena ci arriverà la nota, speriamo entro Natale, procederemo con la progettazione esecutiva che durerà non oltre un anno. Approvato il progetto esecutivo, faremo la gara per l'affidamento dei lavori.